Ciao amici, vi piace l'avocado? Io lo metto sempre nelle mie insalate con un po' di limone. Non è un cibo solo da millennials, ma è un cibo sano per tutti. L'avocado è anche uno degli ingredienti principali della cucina giapponese ed è alla base di preparati gustosi come il guacamole di origine messicana. Oggi vediamo i benefici di questo frutto utile anche contro obesità e diabete. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. L'avocado può contrastare l'obesità e ritardare o prevenire il diabete. Responsabile un composto presente solo nell'avocado, l'avocatina B o AvoDB. Questo composto inibisce i processi cellulari che portano al diabete, contrasta l'ossidazione nel sistema muscolo-scheletrico e nel pancreas e riduce così l'insulino-resistenza che eleva i livelli di glucosio nel sangue. Inoltre, i soggetti della ricerca hanno mostrato una significativa perdita di peso. L'AvoDB viene assorbita nel sangue senza effetti negativi su reni, muscoli e fegato, quindi si può mangiare ottenendo solo benefici. Un'altra caratteristica dell'avocado è dare sazietà e togliere il desiderio di dolci, per questo è un fantastico alleato nella dieta. Io consiglio di metterlo nelle insalate, di usarlo per condire il riso o come secondo piatto, leggero e nutriente insieme a una proteina magra, così abbiamo le sostanze giuste. Avete visto amici com'è facile combattere il diabete e mantenersi in forma con l'avocado? Per vedere tanti altri video sull'alimentazione naturale per la salute e la forma fisica è facile, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale, abbonatevi al canale. La salute è importante anche per i vostri amici, condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio!